Erano più di 1000 gli abitanti di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, a manifestare contro il piano di creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata vicino alla città portuale, già al centro di duri scontri tra l'esercito di Kiev e i ribelli filorussi. I manifestanti ritengono un errore ritirare le armi dal fronte in un'area tanto strategica. Siamo contrari alla smilitarizzazione perché creare una zona cuscinetto permetterà un nuovo passaggio di terroristi verso Mariupol, che resterà senza difesa. La popolazione di Mariupol è molto preoccupata perché non capiamo il piano di ritiro dell'artiglieria e dei carri armati dalla linea del fronte. Siamo convinti che non si debba trattare con l'aggressore in questo modo. Chi aggredisce capisce soltanto il linguaggio della forza. Intanto il cessate il fuoco viene nuovamente messo a dura prova e ancora una volta agli scontri armati fanno da contraltare gli scambi d'accuse su chi abbia violato la tregua. Il presidente ucraino Petro Poroshenko si è recato in visita nella regione di Donetsk, dove ha incontrato le forze armate che dall'inizio del conflitto con i separatisti del Donbass hanno avuto oltre 2300 perdite. Due soldati sono stati uccisi il 1 agosto, mentre i ribelli hanno denunciato il ferimento di 5 civili in località vicine a Donetsk.